partite, perché comunque la squadra ha continuato a fare la mole di gioco, il bel gioco che ha sempre fatto, forse così, però ha fatto sempre dato grandi occasioni, e è un peccato perché comunque in questi momenti persino portare a casa il pieno risultato non ha aiutato, però comunque quando l'arbitro ha fatto c'erano anche le cose giuste, visto come sono venuti questi risultati, questi risultati. Però insomma abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare come stiamo lavorando, perché stiamo facendo bene e potremmo lasciare bene. Qual è la convinzione della squadra, che possibili obiettivi si possono raggiungere, cosa vi ha insegnato in questo lungo periodo la sua vertice? Si è insegnato soprattutto ad essere una buona squadra, un'ottima squadra, soprattutto per il gioco e i risultati che meritiamo di fare su. Poi sia primo, secondo, terzo, come sta accadendo, poco importa in questo momento, però la squadra è consapevole di essere un'ottima squadra e che avversari, qualsiasi avversario, si affronta in maniera diversa rispetto a questo periodo, perché è comunque la squadra è un'ottima squadra che riesce a concretizzare molto le cose. Senti Manuel, dove sei rifatto, una cena, pochi metri da qui, una cena di gruppo, che segnale è questo? Un segnale penso positivo, soprattutto perché nel momento in cui personalmente l'ho vissuta e tutti l'hanno vissuta con il giusto spirito, con il giusto divertimento, non solo per il campo, questo sarà un altro punto di forza, il gruppo si diverte con la forza. Te l'aspetti, Manuel, la domanda sulla fascia da capitano, te la faccio io, allora ti chiedo la tua reazione, più dispiaciuto, deluso da quello che ti è successo, soprattutto come l'ha motivata l'allenatore a questo? Dispiaciuto, penso sia una cosa normale, che sei capitano da 3 anni, penso sia una cosa normale, lecita. Il mister me l'ha motivata, ho accettato la sua scelta, perché comunque il mister è lì per fare determinate scelte, oltre a quello di mettere o non mettere in campo un giocatore, anche di prendere questo tipo di scelta, e non è sicuramente non avere la fascia al braccio che cambia la mia professionalità, la mia mentalità, la mia maniera di lavorare, anzi penso che in questo momento abbasserò ancora di più la testa per dimostrare che è giusto che io sia il capitano e continuerò a lavorare e fare il bene mio e il bene. Ma hai mai avuto pensiero, visto quanto poco già in questo periodo, di andare via, magari già durante questa stagione, o si può escludere fino adesso al 100% che al primo di febbraio sia ancora